Alla fine del primo secolo avanti Cristo, Roma, che nell'VIII secolo era solo un agglomerato di villaggi di capanne, abitato per lo più da contadini e pastori, è diventata una vera e propria potenza internazionale. Alla fine del primo secolo avanti Cristo, Roma è una città-stato che governa un vero e proprio impero, cioè un territorio di ampie dimensioni abitato da popoli diversi per cultura, tradizione, religione e lingua, popoli che sono sottoposti al governo di un'unica autorità, rappresentata dalla città di Roma. Nel primo secolo avanti Cristo sono sotto il dominio di Roma, direttamente e indirettamente, l'Europa occidentale e mediterranea, l'Africa settentrionale, parte dell'attuale Maghreb, la Grecia e parte dell'Asia, Anatolia, Siria, Palestina, Egitto, Mesopotamia, eccetera. In quanto tempo la città di Roma è riuscita a espandersi e a conquistare gran parte dei territori che gravitano nel bacino del Mediterraneo e una parte significativa dell'Europa occidentale? L'espansione di Roma è iniziata alla fine del VI secolo a.C. e si è conclusa più o meno alla fine del I. Le fasi dell'espansione di Roma nel Mar Mediterraneo occidentale e orientale sono sostanzialmente tre. Nella prima, che va dal 500 al 270 a.C., Roma conquista gran parte della penisola italiana. Nella seconda, dal 264 al 129 a.C., Roma assoggetta il Mediterraneo e parte dell'Asia attraverso le tre guerre puniche. Le guerre condotte contro la città di Cartagine, ma anche le guerre condotte in Grecia e in Asia. La terza fase va dal 58 al 55 a.C. In questa fase Roma si espande verso nord, verso la Gallia, e consolida le conquiste in Africa.